ti apre un grande spazio riformista. Il Partito Democratico, come era stato concepito, non c'è più. È un partito, diciamo, dove c'è stata di fatto un'OPA di articolo 1 e dunque c'è uno spazio per gli elettori soprattutto, per quegli elettori che vogliono affrontare le cose in modo pragmatico e non ideologico, direi, che è il tratto che manca all'Italia. Quindi sì, c'è un grande spazio. Ovviamente la prima cosa da dire è complimenti a Elly Schlein per un processo del tutto democratico, quindi gli iscritti e non iscritti hanno scelto, ma hanno scelto un'identità precisa che è distante dalla nostra. Siamo molto pronti ad accogliere gli elettori del PD. Io non ho avuto contatti con personalità del PD che mi pare oggi abbiano tutte più o meno manifestato l'intenzione di rimanere dentro, cosa che io ovviamente rispetto. Noi stiamo facendo un lavoro da molti mesi sulla classe dirigente locale dell'area riformista del Partito Democratico, alcuni li abbiamo anche portati in Parlamento, e deve continuare, perché noi abbiamo disperato bisogno di avere una forza non centrista, che è una roba che non vuol dire niente, ma appunto una forza che dice ok, i termovalorizzatori servono o no? I rigassificatori li dobbiamo avere o no? C'è un'alternativa al reddito di cittadinanza, sì o no? E questo è sui temi che secondo me si deve ritrovare l'elettorato riformista, liberale e popolare. Nella vita non si esclude niente, è chiaro che siamo in posizioni molto diverse, le prossime elezioni sono quelle europee, alle elezioni europee andremo separati. Non, da qui alle elezioni europee per la politica è un secolo, cambia tutto. Su temi specifici, per esempio il salario minimo, che noi sosteniamo dalla campagna elettorale del 2018, noi siamo prontissimi a collaborare. Sulla sanità, che per noi è una priorità da prima del Covid, siamo disponibilissimi a collaborare, ma sono singole cose, perché la linea della Schlein è una linea che è molto molto diversa dalla nostra.